Prima di cominciare ci tengo a ringraziare tutte le persone che hanno prestato la loro voce per questo episodio del podcast e trovate i link ai loro progetti e ai loro profili qua sotto. Alessandro Delfino e Laura Cozza della compagnia Due in Scena, Gianluca e Gianmarco di Morti di Film, Andrea Bruno dell'Impero del Cinema, Silvia del Cinema Solaris di Pesaro e Noemi, che oltre a sopportarmi quotidianamente mi aiuta nella realizzazione di questi contenuti. Credo anche che questa sia l'introduzione perfetta, perché non potete nemmeno immaginare quante introduzioni ho cancellato. Nessuna di quelle che stavo scrivendo mi sembrava adatta a cominciare questa puntata. E quindi inizio con una domanda. Avete sentito cosa è successo alla festa del cinema di Roma? Io ne ho viste cose. Si chiamano tette, Ed. Ehi, tu porco, levale le mani di dosso! No, perché la società mi dice di farlo. Potrebbe essere peggio. Ecco, potrebbe. Piovere per sempre. Il cinema fuggente, un podcast di cinefollia. È il cinema che è diventato piccolo. Tra pochissimi giorni uscirà nelle sale italiane Il ragazzo dai pantaloni rosa, il film tratto dal libro di Teresa Manes intitolato Andrea oltre il pantalone rosa. Teresa Manes, che ha scritto il libro, è anche la mamma di Andrea, il protagonista, e ha deciso di pubblicare il suo racconto per evitare che Andrea rimanesse solo un drammatico fatto di cronaca. È il 20 novembre del 2012. Andrea Spezzacatena ha da poco compiuto 15 anni quando decide di togliersi la vita impiccandosi con una sciarpa. Sua madre scoprirà solo più tardi l'esistenza di un gruppo Facebook chiamato Il ragazzo dai pantaloni rosa, creato dai compagni di scuola di Andrea per prenderlo in giro. Si chiama così il gruppo Facebook perché Andrea un giorno si era presentato a scuola con addosso un paio di stravaganti pantaloni. Erano rossi, in realtà, ma un lavaggio sbagliato della lavatrice li ha scoloriti fino a farli diventare rosa. Gli episodi di bullismo ad opera dei compagni e forse anche di qualche professore si erano accumulati a tal punto che Andrea si è trovato a pensare al suicidio come unica via di uscita dal suo malessere. A causa di quei pantaloni rosa che portava, era stato bollato come omosessuale, anche se il nonno, la madre Teresa e il padre Tiziano in alcune loro interviste si sono detti convinti del contrario, raccontando che Andrea si fosse anzi innamorato di una sua compagna di classe. Voglio dirlo per amore di verità, per amore nei confronti di Andrea. Morire perché ti bullizzano è un'infamia, ma morire perché ti scrivono sui muri di scuola che sei froccio e tu non lo sei è un'ingiustizia senza paragoni. Vivi subendo una prepotenza da cui non riesci a difenderti. Ha sentito il telegiornale? Ne è morto un altro, 14 anni, è ancora a Roma. Era gay, ha lasciato un biglietto. È un'ecatombe. Ma che città è questa che ti mette all'angolo perché sei gay? Dentro che vite vuote galleggiano i nostri figli? Ai miei tempi Roma era violenta perché andavamo contro il sistema, ma adesso è violenta per nulla! Non sopporta chi è diverso, chi non si omologa! Sono le parole di Tiziano. Mentre Teresa dichiara: non era gay, altrimenti me lo avrebbe detto. Era sensibile, non ha retto il colpo. Che Andrea fosse omosessuale o meno, poco importa. Magari ancora nemmeno lui ne era sicuro, e noi non lo sapremo mai, perché quello che resta è il peso delle violenze che ha dovuto sopportare per una sensibilità diversa, che lui stesso non ha avuto il tempo di comprendere. Per quella emotività che lo ha trasformato in una vittima. Nel 2013 esce il libro di Teresa ed è il primo tassello per trasformare la vicenda di Andrea in un esempio da non ripetere mai più. Con il suo libro inizia a girare per le scuole e a sensibilizzare le giovani generazioni al tema del bullismo e del cyberbullismo in una maniera così importante e capillare che nel 2022 il presidente Sergio Mattarella l'ha insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica. Tra pochi giorni uscirà il film ispirato al libro diretto da Margherita Ferri. Un film che è stato proposto alle scuole in molti cinema italiani il 4 novembre e che è stato presentato in anteprima stampa alla Festa del Cinema di Roma, alla presenza del cast e di Teresa, seduti assieme a una platea di giornalisti e a tanti ragazzi delle scuole superiori.
Per 2 ore, però, riportano le cronache, si sono sentiti insulti omofobi, applausi di scherno, urli, sberleffi, rivolti proprio al protagonista del film. 12 anni dopo. 12 anni dopo. Credo fermamente che noi adulti dobbiamo essere esempio e guida per le nuove generazioni. Quegli insulti erano sorretti dall'impalcatura dell'indifferenza, che è la forma più subdola della violenza. Io non so se dietro quel gruppo rumoroso c'è l'assenza di quell'educazione primaria che spetta alla famiglia, ma in quel contesto, anch'esso educativo, chi ha fallito è stato quell'adulto, incapace di gestire la situazione e rimettere ordine, probabilmente non avendo avuto tempo o voglia di preparare la platea dei partecipanti. Si parla di educare all'empatia e ci si mostra incapaci di farlo, permettendo di calpestare in modo impietoso la memoria di chi non c'è più e soprattutto un'attività di sensibilizzazione collettiva portata avanti da chi ci crede ostinatamente, perché la parola non è un concetto vuoto. La parola è viva ed uccide. Io di certo non mi piego. Anzi, continuerò più forte di prima. Queste parole le ha scritte Teresa dopo l'accaduto. Le ha scritte sui social, quegli stessi social che hanno fatto parte del dolore di Andrea. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha detto di essersi attivato affinché i responsabili di questo vergognoso atto di inciviltà vengano identificati. Un episodio del genere, però, a prescindere dall'identificazione dei responsabili, la dice lunga su quanto sia importante ancora oggi parlare di questi temi e offrire alle scuole la possibilità di mostrare ai propri studenti film come questo, per discuterne insieme. Abbiamo voluto celebrare la vita di un ragazzo, nonostante il tragico epilogo, che fosse come un invito a rivedere la vita di Andrea e a riflettere sul peso delle parole e delle azioni verso gli altri. Dice Margherita Ferri, la regista del film, e il 4 novembre, in occasione dell'evento Uniti contro il bullismo, molti cinema in Italia hanno proiettato in anteprima Il ragazzo dai pantaloni rosa, offrendo questa possibilità a tutte le scuole del territorio. Abbiamo evitato di fare una lezione di educazione civica. Non ci siamo sostituiti agli insegnanti, ai genitori, ai presidi, ai giudici. Abbiamo volutamente lasciato che chiunque alla fine del film si potesse guardare dentro e capire se, facendo dei cambiamenti, rischia di rendere la vita di un altro un po' più sopportabile, un po' più facile, un po' più felice. A dirlo è Roberto Proia, lo sceneggiatore del film. Non tutti, però, hanno voluto cogliere l'opportunità di guardarsi dentro. A Treviso, dopo aver prenotato i posti nella sala del cinema Edera, la scuola media Augusto Serena ha telefonato per disdire la prenotazione. Il motivo? Alcuni genitori avrebbero espresso perplessità riguardo il film. Magari un film sul bullismo e sull'omofobia racconta tematiche troppo forti per i nostri poveri angeli di 11 e 12 anni. Forse è meglio che i professori vedano il film prima di esporre gli occhi e i cervelli dei nostri pargoli alla visione. Così, la dirigente scolastica Anna Durigon ha annullato la prenotazione. Non abbiamo cancellato, ma solo rimandato. Dobbiamo anche renderci conto che ci possono essere ragazzi che stanno vivendo situazioni simili e dunque non sappiamo che reazioni emotive potrebbero scatenare certe scene. Non si tratta di nascondere certi argomenti, ma di affrontarli con tatto, in base alla sensibilità e alle situazioni diverse che sono presenti in una classe. Perché è stato un film ad avere ucciso Andrea o tutti gli altri ragazzi che hanno deciso di compiere un gesto così estremo. Non è stata l'omertà della società o la stortura di alcune situazioni a farlo. Storture come l'avvenimento alla Festa del Cinema di Roma o questo evento di Treviso o il fatto che a Silea il multisala non ha ricevuto nemmeno una prenotazione da parte delle scuole. Ora però, escludendo Silea e Roma, com'è possibile che una scuola si pieghi alla volontà di un mucchio di genitori? Com'è possibile che non abbia una direzione chiara sul percorso educativo che i suoi studenti devono seguire? È una scelta presa così leggermente che la prima polemica o la prima perplessità dei genitori fa cambiare rotta all'intero istituto?
Come fa una scuola ad educare i più giovani se si mostra accondiscendente ai capricci dei più grandi? Il fatto che la richiesta sia arrivata da alcuni genitori molto ci dice sul bisogno che l'educazione, in tal senso, non sia da rivolgere ai soli ragazzi, ma alla società tutta. Dice Marco Zabai, consigliere comunale del PD, e dello stesso avviso è il sindaco leghista Mario Conte. Si è persa un'occasione di approfondire e conoscere meglio temi che sono vere piaghe della nostra società. Il sindaco ha anche annunciato che si sarebbe attivato affinché il comune stesso organizzasse una proiezione per le scuole. E assieme a queste dichiarazioni, a spargere un po' di speranza sulla vicenda, sono state alcune voci di qualche genitore, scontento della scelta della scuola media. Mia figlia non potrà partecipare ad Uniti contro il bullismo, il grande evento live diretto agli studenti. La scuola che frequenta ha deciso che non è un tema adatto ai ragazzini di 11 anni. Un'occasione persa per i nostri giovani. Spero che l'istituto ritorni alla decisione iniziale e le ragazze e i ragazzi possano partecipare all'iniziativa che, tra l'altro, ha un carattere nazionale a conferma della sua importanza e della sua utilità. La cronaca, però, è solita concentrarsi sugli aspetti negativi, lo sappiamo. Racconta le situazioni evidenziandone gli aspetti più brutti. Mentre una dichiarazione fatta da Eagle Pictures, che ha creduto nel progetto fin dall'inizio, getta luce su un aspetto che non è stato considerato. Per una scuola che non vuole mandare i suoi studenti, ce ne sono decine di migliaia che si stanno mettendo in fila per farlo. Ecco, aggrappiamoci a questo, a quelle decine di migliaia di scuole che si mettono in fila per sensibilizzare le giovani generazioni al tema del bullismo e del cyberbullismo. E per essere parte attiva nella lotta all'odio. Avete ascoltato Il Cinema Fuggente, un podcast che rientra nel progetto Cinefollie. Potete supportarlo seguendo le pagine social, abbonandovi al canale YouTube oppure offrendomi un caffè su Buy Me a Coffee. Trovate tutti i link nella descrizione.